una fiamma al giorno, energie del 30 di gennaio. Scegliete la vostra variante, stella marina, ametista, stella. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 30 di gennaio per tutte le tre varianti. Cominciamo a prendere queste. Ok. Ah, caspita, qualcosa di nuovo in amore si sta per sbloccare, quindi vediamo un po'. Sì, qua mi sta dicendo che c'è una manifestazione. Se siete voi dei maschili, state per manifestare ciò che è il vostro sentire interiore. Se siete dei femminili, il maschile vi propone qualche cosa di importante. C'è una manifestazione d'amore molto molto importante che sta per avvenire. Vediamo se ci danno delle situazioni. Ok, qua mi stanno dicendo o blocco. Ok, probabilmente qua c'è proprio la consapevolezza di quello che vi ha bloccati fino ad adesso. Eccolo qua. Sì, c'è uno sblocco nuovo proprio perché avete la consapevolezza di quello che vi ha bloccato fino a questo momento. Perciò siete pronti proprio per muovere o per ricevere, diciamo, una proposta, perché si sta smuovendo qualcosa. Il blocco è finito. Vediamo un po'. Ametista. Ok. Ok. Allora, qua mi stanno dicendo che prima di poter fare, diciamo, godere di qualche cosa di molto solido e importante in amore, è necessario uscire ancora da una situazione di paure, ferite, controllo. Ecco, c'è ancora qualcosa che deve essere fatto per manifestare l'amore che desiderate, perché qua ci sono ancora troppe paure, troppi blocchi, troppe ferite su cui dovete andare ancora a agire. Sì, ecco, queste sono, come ci stanno dicendo, prendete le cose come sono, sappiate che ci sono ancora troppe illusioni che vi bloccano nella manifestazione di ciò che desiderate, quindi mi raccomando, continuate a fare il lavoro interiore, guardatelo qua, ci sono ancora tante ferite che mi stanno bloccando, tante o comunque... adesso non andate proprio a prendere letteralmente, magari sono anche poche, per qualcuno saranno tante, per chi invece ascolta e magari ha già fatto un lavoro ce ne sono ancora, magari sono dei rimasugli, però ecco, ci sono ancora dei blocchi di cui vi dovete occupare. Stella. Ok. Ah, caspita, sì, qua c'è qualcosa che arriva, qua c'è qualcosa. Allora, se siete in attesa, adesso mi viene in mente proprio il fatto che magari qualcuno ha delle sentenze di separazione, magari che devono essere cause in atto, ecco, ci sarà uno sblocco in questo senso, però si manifesta qualcosa di importante, ci sono delle situazioni che vanno a compimento, si completa una fase e sarà materialmente, sarà qualcosa di ufficiale. Ecco, se non siete in situazioni di contesa, tipo, che ne so, in cui c'è la giustizia di mezzo, ecco, riceverete esattamente quello che è il risultato del vostro lavoro e sarà qualcosa di assolutamente concreto, Ok, vediamo un po'. Sì, qua è un po' come se entraste in una nuova situazione di... Allora, ci sono accordi che si stringeranno, relazioni che si stringono, una grande crescita, perché ormai si è trovata la luce, laddove c'era ombra è arrivata la luce, quindi situazioni bloccate si sbloccano concretamente e qua mi stanno confermando che appunto o sono accordi che vanno a buon fine o sono relazioni che si stringono.